Siamo nell'ufficio anagrafe del MAF per questa prima puntata dei cassetti della memoria. Questa volta eccezionalmente non apriremo un cassetto solo, ma ne apriremo tre per dare il doveroso omaggio a quelli che sono i fondatori di questo museo. Il primo cassetto è naturalmente dedicato a Guido Scarabagli, imprenditore agricolo di San Bartolomeo in Bosco e fondatore di questo museo. Il secondo cassetto è dedicato alla figura di Renato Sitti, fondatore del centro etnografico del comune di Ferrara. Non possiamo poi dimenticare tra i primi e principali collaboratori del museo anche Carla Ticchioni. In questa foto, insieme alla sua famiglia, e racconteremo in questa puntata tre storie singolari, apparentemente incredibili e inconciliabili, che si sono raccapitolate in questo luogo. Per questa prima puntata dei cassetti della memoria, abbiamo, come si è detto prima, tre personaggi. Proveremo di trovare a Giampaolo una soluzione per poter raccontare le nostre storie nella maniera il più corretta e chiara possibile per i nostri amici. Io mi proverei di raccontare gli antefatti, i loro anni della formazione che li ha costruiti come persone. E tu, che li hai conosciuti meglio dal punto di vista operativo e etnografico, parlare delle loro storie. Direi di iniziare nella trattazione di questi tre personaggi, ma di iniziare con il capo di casa, ovvero Guido Scarabagli. Per parlare di tutte le persone che hanno operato e lavorato da queste parti, bisogna che torniamo al nostro testo fondamentale. In quel giorno si raccapitolò tutto l'inverno, dove già ormai una quarantina d'anni fa, insieme al mai dimenticato maestro Adriano Franceschini, abbiamo raccontato della storia dei pionieri di queste valli. Ritroviamo in questo elenco dei primi personaggi che hanno abitato le Valle di San Bartolomeo, anche la famiglia Scarabagli. O dolce o forte, ma sempre piena di bellezza, è l'inizio di una delle poesie più famose di Guido. Non è dedicata a una persona, ma è dedicata alla sua terra. La terra di queste zone, di queste parti, ha la singolarità di essere un terreno costituito per colmate. Erano qui poste le antiche valli di Marrara, riempite dal corso antico del Reno. Come è avvenuto questo riempimento? L'acqua di un fiume nel suo corso porta disciolte anche delle sostanze terrose. Quando ci sono le esondazioni, i limi e le sabbie, che sono le particelle più pesanti, si fermano vicino al corso del fiume. Più lontano invece vanno le particelle più leggere, come le argille. Quando poi questo si sedimenta nel terreno, danno la cosiddetta terra dolce, che è il medio impasto, costituito da questo impasto di limi e di sabbie, mentre le argille, la cosiddetta terra forte, sono le terre più lontane. In questa valle coesistono queste due componenti. Agli inizi del Novecento troviamo la famiglia Scaramagli proprietaria di uno dei livelli del Conte Masi. Il livello era adiacente al fiume Riazza Cervella e di conseguenza il terreno era composto da terra e limi. La famiglia ha da subito l'intuizione che questo terreno fosse adatto all'estensione del proprio frutteto aziendale. Ogni famiglia teneva un broglio intorno a casa, un piccolo frutteto per il consumo familiare, e la famiglia ha l'idea di estendere questo broglio a tutti gli ettari della loro proprietà. In un documento, in una mappa conservata qui al MAF, si vede che lo fanno in una maniera per l'epoca innovativa ma singolare, cioè ogni singolo albero aveva una propria identità, una propria denominazione, non c'erano gli appezzamenti omogenei. Questa piccola imprenditoria cresce e diventa sempre più importante. Mi raccontava Guido che la famiglia, quando andava con i carri al mercato di Bologna, portava con sé i piccioni viaggiatori.
e a seconda di come andava il mercato mandavano gli ordini di smettere o di continuare nella raccolta. Questa piccola imprenditoria opera anche nel contesto della grande agraria. Infatti qui a San Bartolomeo in Bosco nasce il primo sindacato fascista in Italia. Gli anni 20 sono un momento di forti lotte sindacali, vengono ricordati questo evento in tutta la storiografia ed anche in questo libro di Antonio Scuratti, M, il figlio del secolo, non viene dimenticato l'evento. Le contadine socialiste cominciano addirittura a passare in blocco i sindacati fascisti, la prima è stata quella di San Bartolomeo in Bosco. Intanto il frutteto si diffonde sempre di più, anche lo stesso parroco del paese diventa imprenditore agricolo e nel pratino dietro la chiesa impianta il proprio frutteto. La melicoltura del locale cresce e la provincia di Ferrara diventa la prima esportatrice di mele in Germania. Questi sono i primi connotati di Guido come imprenditore agricolo. Da qui poi vediamo anche come è nata la sua passione per questo mondo e per questo ambiente, e quindi Giampaolo penso ci potrei dare le notizie fondamentali su questo tema. Per parlare di Guido Scaramagli etnografo dobbiamo idealmente spostarsi alla seconda metà degli anni 60, quando ovviamente da uomo maturo e consapevole di un mondo culturale e culturale che se ne stava andando, Guido sente la necessità di mantenere in qualche modo in vita questa realtà che ha contrassegnato appunto il territorio non soltanto di San Bartolomeo ma pressoché dell'intera pianura padana. Guido Scaramagli inizia questo lavoro come collezionista su due fronti: il primo è quello di conservatore dei materiali dell'azienda di famiglia, dei materiali anche della casa familiare, e poi estende in progress questi suoi lavori di ricerca anche attraverso i mercati dell'antiquariato, non c'erano ancora in quel periodo i piccoli mercatini, e inizia appunto a spostarsi per cercare di riproporre in chiave documentaria quel mondo che vede lentamente scomparire. I materiali che Guido Scaramagli raccoglie sono tra i più eterogenei del territorio e non, però hanno una comune finalità, che è quella di cercare di ricostituire aspetti, ambienti e cicli culturali di un mondo culturalmente tradizionale che oscilla orientativamente tra la fine dell'Ottocento e la metà degli anni 50 del Novecento. È un compito estremamente interessante e anche innovativo in quel periodo nel quale si lavorava soprattutto sui cicli culturali. Guido in qualche maniera riesce ad intuire, per esperienza diretta soprattutto, che quel mondo è per così dire monco se non comprende una sorta di universo del territorio che va dall'abitazione rurale alle singole realtà che vi convivevano all'interno di un borgo del paese, di queste realtà della campagna, e anche proprio collegando queste cose ai servizi e a tutto quello che era di supporto alla vita quotidiana. Completata, per così dire, ma completata mai perché era incontentabile Guido Scaramagli, completata questa parte, diciamo, si dedicherà a un aspetto fondamentale che è quello della ricostruzione della prime fasi della meccanizzazione agricola nel ferrarese e in quella realtà padana che contraddistingue appunto le campagne. Impegnato in questa sua opera di recupero e di documentazione della cultura rurale, Guido Scaramagli è alla ricerca anche di condivisioni dal punto di vista, diciamo, lineare e metodologico, sia di carattere ovviamente culturale come di carattere politico. Tra queste personalità che incontra, in particolare incontrerà una figura che sarà basilare
per l'istituzione del futuro MAF, Renato Sitti. Per parlare di Renato Sitti bisogna partire dalla Ferrara degli anni 50. Come tutte le città di provincia nel dopoguerra, vive le proprie contraddizioni e le proprie singolarità. Partiamo per raccontare quella di Ferrara da questa locandina. Si tratta di Cronaca d'un amore, il primo film di Michelangelo Antonioni girato a Ferrara. Questo film rappresenta la fine del neorealismo. Più ladri di biciclette, più Chouchat. Con questo film si comincia a parlare del mondo borghese e delle loro problematiche. L'ambientazione di questo film avviene tra Milano e Ferrara, e a Ferrara particolarmente a Palazzo Prosperi Sacrati. Palazzo Prosperi Sacrati ha il suo bellissimo portale in Ercole d'Este. A quei tempi, negli anni 50, il successivo palazzo era l'ex caserma Gorizia. In questa ex caserma Gorizia avviene l'esatta contraddizione, mentre qui finisce il neorealismo, nella caserma Gorizia per Ferrara comincia il neorealismo ferrarese. Ho avuto la fortuna qualche anno fa di conoscere padre Anselmo Perri. È un padre gesuita che ha fondato una comunità di Bologna, è pittore, ma inizia, diciamo, la sua vita lavorativa come operaio comunista proprio a Ferrara negli anni 50. La Montedison aveva smesso con la produzione della gomma e aveva iniziato una produzione dei derivati dal petrolio, richiamando molti operai. Siccome la città era stata in gran parte bombardata, mentre lo stabilimento era ancora salvo, non si sapeva dove mettere tutta questa gente che arrivava a Ferrara per lavorare. E l'ex caserma Gorizia divenne uno di questi luoghi in cui tutta questa gente trovava posto a Ferrara. Padre Anselmo Perri era uno di questi e mi raccontava delle storie incredibili che avvenivano all'interno di questo, diciamo, condominio ante litteram, dando alla città questa popolazione, questi personaggi, questi invisibili che attirarono fin da subito l'attenzione degli intellettuali ferraresi. Tra questi, oltre a Sitti, l'antesignano era Ervardo Fioravanti. Ervardo Fioravanti era un giornalista, pittore, che incominciò a interessarsi a questo mondo degli ultimi. Tra questo gruppo, che faceva capo alla Camera del Lavoro, c'era anche Carlo Rambaldi, che noi conosciamo come il papà di E.T., e anche il regista Florestano Vancini. In questo microcosmo, in questa attenzione per gli ultimi, nasce, diciamo, questo neorealismo ferrarese, di cui questi personaggi sono i protagonisti. Il momento di questo neorealismo ferrarese, che sale alle cronache nazionali e che diventa il dibattito comune e pubblico, è quando Ervardo Fioravanti dedica un quadro a una carica di carabinieri, ad uno sciopero di operai, il famoso La Carica, che è stato più volte, che è stato più volte pubblicato, ed è un quadro molto famoso anche perché il prefetto ne ordinò il sequestro. Riteneva inopportuno il soggetto e subito all'amico che aveva fatto il quadro, il nostro Renato intervenne, che era giornalista della Nuova Scintilla, con un intervento a favore. Renato Sitti ricorda questa amicizia con Ervardo Fioravanti e quegli anni in questo libro di disegni di Ervardo Fioravanti, disegni degli anni 50, e nella sua presentazione scrive: il processo di consolidamento del potere padronale si scontrava con la resistenza tenace dei lavoratori sullo sfondo drammatico della guerra fredda, quando nelle fabbriche tacevano le sirene, nelle campagne urlavano i buoi affamati dall'intransigenza agraria. La loro amicizia continuerà anche negli anni 60, e anche la loro comune passione per l'arte. Fonderanno insieme una galleria d'arte, il Bulino. Recentemente, qui al MAF, alla presentazione della mostra di San Giorgio, ricordavo col pittore Gianfranco Goberti la figura di Renato,
e soprattutto di questa mostra che lui organizzò nel 1964 a Saint-Étienne in Francia, già con lo spirito di esportare l'arte ferrarese anche fuori dai confini nazionali. L'intensa attività di Renato come operatore culturale continua fino a che non giungono i suoi interessi etnografici. Renato Sitti è uno dei precursori della moderna etnografia, non soltanto in campo ferrarese ma anche in campo nazionale. Peraltro Renato Sitti con Paolo Natali sarà anche rappresentante per Ferrara e per tante altre realtà emiliane di una commissione per la cosiddetta storia orale costituita all'interno della direzione nazionale dell'allora Partito Comunista Italiano. Renato Sitti fu precursore in questi ambiti di una disciplina che in seguito assumerà la denominazione di etnostoria. Fondava le sue ricerche, non dimenticando che non si è mai definito storico, non si è mai definito giornalista, studioso di tradizioni, eccetera, ma si è sempre definito operatore culturale, e in quest'ambito ha agito per decenni appassionatamente, studiando le più elementari, fondamentali tradizioni della realtà ferrarese, rapportandole in un territorio più ampio padano e raffrontandole anche con altri aspetti che precedentemente, per così dire, andavano per conto loro, come quelli della storia contemporanea. Renato Sitti ha abbinato per la prima volta, non soltanto nei nostri territori, la storia contemporanea all'etnografia, considerando l'etnografia non come un'ancella della storia, ma un punto di riferimento fondamentale per poter comprendere dall'interno dei mondi culturali, soprattutto rurali, ma in seguito anche urbani, le più remote conoscenze di queste situazioni che precedentemente erano soltanto viste attraverso i documenti della cosiddetta cultura ufficiale. In quegli anni Renato Sitti opera attivamente all'interno di una istituzione ferrarese, quale quella del comune, e nella quale agisce proprio nell'ambito culturale. Tra le sue progettualità più conosciute non dobbiamo dimenticare quella che poi porterà l'incontro con Guido Scaramagli. Mi riferisco in particolare alla realtà del cosiddetto Centro Etnografico Ferrarese, istituzione che fu all'avanguardia in campo nazionale a partire dalla seconda metà del 1982 per arrivare fino ai nostri giorni. Renato Sitti istituì questa nuova realtà di studio del cosiddetto mondo popolare in un ambito e con l'intenzione di abbinare proprio queste realtà alla storia, per così dire, tradizionale, e riuscì a creare un servizio che comprendeva, accanto al centro etnografico, il Museo del Risorgimento e della Resistenza e una serie di archivi della cosiddetta archivistica minore, quella non istituzionale e molto spesso neppure vagamente considerata dalle schedature, tra virgolette, bibliografiche di quegli anni che si operavano all'interno delle biblioteche. L'incontro tra Renato Sitti e Guido Scaramagli darà luogo all'istituzione dell'allora chiamato Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese, e in quest'ambito nasceranno rapporti sinergici di lavoro, di ricerca e di sperimentazione, grazie anche a un'altra importante figura che in quegli anni operava all'interno del Centro Etnografico del Comune di Ferrara. Mi riferisco a Carla Ticchioni. Abbiamo visto due vite singolari, apparentemente inconciliabili. Una persona che esce dal mondo agricolo, dalla propria terra, una persona che esce
nella propria formazione dalle lotte operaie, quest'altro terza persona ha una vita altrettanto incredibile rispetto alle altre due e altrettanto apparentemente inconciliabile. Carlo Ticchioni è figlia di Giancarlo Ticchioni, un ufficiale di cavalleria. In questa fotografia lo vediamo con Umberto di Savoia. Lui era un eroe di guerra. Nella prima guerra mondiale, nella famosa battaglia di Pozzuolo del Friuli, avvenuta dopo la disfatta di Caporetto, in cui gli italiani tentavano di riassestarsi, Giancarlo comandava le mitragliatrici a difesa di Pozzuolo e per questo suo ardimento ricevette la medaglia d'argento al valor militare. Il fratello di Carla, Ludovico, è un giovane partigiano di 17 anni ucciso nella piazza di Codigoro. Anche lui è stato decorato con la medaglia al valor militare e la medaglia d'oro. La storia di Ludovico Ticchioni è raccontata in questo bellissimo libro di Davide Guarnieri. Il ruolo di Carla nella redazione di questo libro, che poteva pesarle molto e le avrà pesato sicuramente moltissimo dal punto di vista umano, dal punto di vista storico, come lascito alle nuove generazioni, diventa un testo fondamentale. Nei momenti in cui ci si trova nello sconforto, è bene richiamarsi ai momenti in cui ci sono stati degli snodi cruciali della storia. Immaginate in questo periodo di un'Italia divisa, il Regno del Sud, la Repubblica Sociale, gli amici da una parte e gli amici dall'altra, le scelte tormentate di questo ragazzo, mediate rispetto alle parole di Carla, risultano utili e convincenti. Vi volevo raccontare che dava l'idea della formazione di questa donna e come si amalgamata una piccola scena quotidiana. Il generale Ticchioni, quando si radunavano a tavola, pretendeva da loro un comportamento che si attenesse strettamente alle regole del Galateo. Per fare imparare ai ragazzi come dovevano comportarsi a tavola, li obbligava a mangiare con due fogli di carta sotto le ascelle, e se questi fossero caduti, Ludovico e le sorelle sarebbero tornati a mangiare in cucina con la servitù e gli attendenti. Proprio dà l'idea di come questi tre mondi si siano amalgamati. Volevo dire ancora solo una parola su Ludovico. Nel suo tentativo non riuscito di diventare militare, mi ricordo in un qualche modo la storia di San Francesco, che voleva diventare crociato ed è riuscito in questo particolare momento storico a concretizzare la propria idea di libertà. Quindi in questa famiglia, in questa famiglia Ticchioni, quindi una famiglia monarchica, una famiglia agricola, una famiglia operaia, in questo crogiolo nasce il MAF. La formazione di Carla Ticchioni la condurrà ad esercitare all'interno delle attività del MAF e del Centro Etnografico Ferrarese, ad esercitare una funzione che io sintetizzo sempre con il titolo di una canzone di Ligabue, Una vita da mediano. Con questa sua formazione incredibilmente, tra virgolette, militare, avrà un ruolo fondamentale nel lavoro quotidiano all'interno del Centro Etnografico e del MAF. Sarà una schedatrice inesorabile di migliaia, per non dire decine di migliaia di documenti, a cominciare da quelli fotografici, ancora oggi consultabili all'interno dell'archivio fotografico del Centro Etnografico Ferrarese, ed eserciterà una funzione altrettanto sistematica e importante all'interno dell'allora costituendo Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese. Sarà l'addetta alla schedatura di migliaia di pezzi, strumenti, oggetti e attrezzi del mondo rurale. Il catalogo che abbiamo mostrato è il primo documento del Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese. Qui inizia la schedatura dei nostri oggetti e la storia del nostro museo. Si tratta di una pubblicazione estremamente innovativa per quegli anni, che porterà indicazioni sull'assetto futuro del costituendo centro, e in particolare attraverso quelle immagini
e quelle schede di oggetti e strumenti alle quali operò attivamente per anni Carla Chicchioni. Mi lega a questo opuscolo anche un ricordo personale, perché da lì inizia la mia ormai quasi quarantennale collaborazione col MAF. Piercarlo Scaramalli, l'attuale presidente del MAF, ed io venimmo reclutati da Citti per partecipare a questa pubblicazione, con quella che per l'epoca era sicuramente una cosa innovativa. Adesso è scontato, però allora io e Piercarlo venimmo incaricati di organizzare questo itinerario turistico e gastronomico. Per chi veniva a visitare il MAF, noi raccontavamo i dintorni, le emergenze, la Cognola, il Poggetto e anche i ristoranti, il posto dove si poteva mangiare, dove si poteva dormire, le tipicità del luogo, per dare l'idea di come quest'uomo fosse visionario e innovativo. E essendo partiti così avanti nel tempo, speriamo come museo di rimanerci ancora a lungo. Si chiude qui questo primo numero nei cassetti della memoria. Queste tre persone che hanno rappresentato le fondamenta, la fondazione di questo museo, speriamo rappresentino l'inizio di una lunga teoria di personaggi che porteremo alla vostra attenzione. Confidiamo che questa prima puntata sia di vostro gradimento, attendiamo vostri pareri, consigli, critiche, perché no, e veramente vi diamo appuntamento ad un prossimo incontro nel quale, grazie all'opera svolta da Guido Scaramalli, Renato Sitti e Carla Chicchioni, noi siamo oggi in grado di esserne i modesti depositari.